Prima di iniziare i laboratori interventi di responsabili, vorrei invitare il dottor Massimo Mari per invitare a voi, invitarvi per il simposio di domenica e dire due parole di che cosa si tratta. So che per il gusto parte l'aperitivo, ma se i figli stanno male, ho fatto tutte le prove per l'allergia, tutte le cose sono venute di traforo, forse così. Non mi rubo più di 2 minuti proprio. La giornata di domenica è per questo, è per coloro che rimangono, perché sono d'accordissimo con il professor Spinzani, che uno rimane vivo fin tanto che si parla di lui. E la nostra impressione è che certe volte proprio non si riesca a parlare di chi manca, del dramma, della perdita, dell'angoscia, eccetera. Che questo sia qualcosa di troppo grande per la mente di chi è sopravvissuto. E allora la persona che non c'è più rimane ma come sintomo. Compaiono dei sintomi psicologici, fisici, depressione. Inoltre, ascoltare la famiglia, i parenti, così, credo che permetta anche quando sono gli ultimi giorni, o comunque quando una diagnosi molto pesante è stata formulata, credo che necessiti uno spazio, un'attenzione particolare anche alla famiglia, perché di colpo c'è un lutto bianco, la persona magari era quella che avanti, ha avuto questa diagnosi, track è ancora vivo, ma non è più protettiva. C'è stato qualcosa che è cambiato, che è anche questo un lutto che va elaborato. Allora, noi lavoriamo da professione su queste cose qua, insomma, sempre. E quindi, ringraziando chi ha organizzato, abbiamo questo spazio di domenica e guarderemo, ragioneremo sull'elaborazione del lutto in campo individuale, uno psicanalista junghiano che porterà un'esperienza in campo grupale all'interno di un gruppo, in campo multifamiliare, con gruppi multifamiliari. Ci sono due psicanaliste che portano l'esperienza di gruppo. E nel multifamiliare ci sarà il responsabile di una comunità terapeutica che lavora con il modello multifamiliare di esperienza in campo preventivo, tramite la tecnica del Femmilearning. Femmilearning viene utilizzata nelle malattie croniche, in modo che la famiglia possa prendere la gestione. Vedo i medici che dicono sì, no, è così, che è un aspetto assolutamente essenziale. Questo mattina porteremo quello che abbiamo malamente definito mitos, cioè storie. Al pomeriggio invece porteremo il logos, porteremo dei maestri, che concetto di Lotta, che è la psicanalista principale. Leonardo Montecchi che parlerà e Andrea Narracci, anche su di Roma, che ragionerà su questo tipo di cose sul contesto multifamiliare. Ci aiuterà perché ha sempre collaborato con noi in tutti questi campi, nella medicina palliativa, nel circuito di commozione nascita letale e quant'altro, la storia dello straniero e quant'altro, ci aiuterà a ragionare ancora una volta Umberto Curi, su cui non spreco parole, si spera che la giornata stessa sia anche un lavoro di gruppo con tutti voi, in modo da avere anche momenti molto dialoganti, senza nessuna timore di interruzione o
perché creare, l'abbiamo impostata come giornata di ricerca, cioè, creare dialogo farebbe bene. Scusate, ma c'ho sempre la storia di tutto. Ok, allora nella sala di sotto facciamo un brindisi prima di iniziare i lavori. Invito a tutti a partecipare a questo brindisi e poi ritornare certamente per le lezioni e per i laboratori. Grazie.